Bella a tutti, gente, ritrovati in questo nuovissimo video. Siamo qui oggi su una nuova puntata di questa magnifica serie survival che molti di voi aspetteranno come sempre. In questo video, come detto, faremo il Santo Ponte. Ditemi come che volete che lo chiamerò, decidete voi. Tanto nel frattempo direi di mettere a cuocere il ferro perché potrebbe essere utile. Qualche situazione successiva, poi avevo preso il grano, logicamente anche se dico che sta ricrescendo. Ho preso un po' di legna, ho ripiantato gli alberi. Quindi adesso che cosa dobbiamo fare se non questo ponte? Boh, allora serve questa legna, poi direi di fare un paio di scale. Facciamo un paio di scale. Poi facciamo un paio di slab. Comunque le slab saranno quelle che serviranno maggiormente, quindi facciamo un altro po'. Poi servirà anche legno normale, che anche questo servirà molto. Le scale invece ne serviranno un po', diciamo, dai. Allora, voglio scegliere se farlo lungo o corto. Quindi vediamo cosa posso fare. Innanzitutto qui devo sistemare, cosa non mi piace molto. Mi serve un piccone, no, che è un piccone, un'ascia. Quindi così facciamo un'ascia. Ok, dovrei spostare questo pin qua. Vabbè, diciamo che lo terremo questo campo, tanto per avere un po' di cibo inizialmente. Poi lo non è che lo toglieremo, ma lo lasceremo sempre. Sì, solo che invece che prendere il cibo da qui, lasceremo il grano sempre al massimo del raccolto, cioè tutto in questo colore, e non lo piglieremo più, lo lasceremo per bellezza. Diciamo così, e qui mettiamo questo, ecco fatto. Qui rimettiamo questi 1, 2, 3, 4, 5, 6. In questo modo gli zombie dovrebbero sempre riuscire a venire, però meno. Poi stessa cosa per fare con qui, sempre il solito bug che non mi piace molto. Quindi facciamo in questo modo e riprendiamo pure questo. Dobbiamo spalare quello e rimettere come abbiamo fatto dall'altra parte. Tanto devo decidere se il ponte farlo, porca, se farlo a zigzag oppure farlo proprio dritto. Questa è una scelta molto difficile, quindi vedremo. Facciamo così. Qui sembra esserci un mini bug, vabbè, no, credo sia collegato all'acqua lì, perché fa questo qui. Ok, facciamo così. Facciamo così, 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 così. Dopo mettiamo questi qui. E ok. Adesso devo decidere se chiudere oppure no. Direi di fare in questo modo. Mi serve un attimo una base di appoggio. Credo che userò un po' della terra. Così. E così. Non ho più terra da usare, quindi vediamo un po'. Devo decidere attentamente come fare questo bel ponte, quindi vedremo insieme. Allora, terra, terra, eccola. Quindi mettiamolo qui. Facciamo così, ok. Qui facciamo in questo modo. Poi mettiamo terra, facciamo così. Logicamente questa terra la toglierò, ma non subito. In questo modo e facciamo così. Diciamo che non mi piace qui, che ci sono queste slab che non mi ispirano, magari queste già meglio. Allora, poi dopo andiamo un attimo ancora più in su per fare qualcosa di sia un po' più fotorealistico. Facciamo così, ok. Adesso direi di continuare in questo modo. Andiamo dritti. Sì, però se evito di fare fail, forse. Riesco a combinare qualcosa di utile. Facciamo così. Mi sa che arrivare fin là è troppo lungo.
devo capire il mare dov'è, che se è da quella parte o da quell'altra, boh, poi vedremo. Andiamo così, andiamo qui. Troviamo un punto, dovrebbe essere dritto, quindi vedremo, magari qui faccio un video, cosa che fa un brodo. Oh, però se riuscite a salire comunque di lì, quindi andare avanti di altri tre, no, un altro paio. Vabbè, lasciamo perdere che qui casco sempre, porca. Se non smette di fare fail, forse. Ok, a posto. Adesso continuerò sempre dritto a farlo, sì, però la voglio anche fare quella di qua. Quindi facciamo in questo modo. Facciamo così, comunque lì mi sa che non basterà, quindi vabbè, come sempre. Ok. Sarebbe figo fare una passerella volante, però vabbè. Facciamo così. Piazziamo questo, facciamo in questo modo e facciamo così. Poi logicamente devo metterne ancora un po' più in lungo, metterne uno verso il basso, quindi alla stessa altezza, però sul basso, uno invece alla stessa altezza solo più in basso, eccolo qui, così, posto. Qui prendere della sand. Sto glitch, guardate, il seppico, vabbè, mezzo glitchato, vabbè. E qui mettere questo, qui mettiamo questo, qui questo, vabbè, qui devo fare così un po' più realistico, no? Poi sono le slab, prendiamo in questo modo e così, porca. Slab, eccole qui, perfetto. Ah, qui giusto devo mettere questo, devo togliere, no, non tolgo niente perché sono le scale. Devo togliere questo però, togliere questo e togliere questo. A posto. Questo modo dovrebbe essere a buon punto il tutto, quindi chiudiamo così, guardate. Direi di mettere queste e uno di queste, perfetto. Facciamo così. Logicamente l'abbellirò facendo una cosa che ho in mente. Dovrebbe essere piuttosto carino, anche perché qui sopra non spawnerà una mob, però qui sì. Vediamo come posso fare. Potrei alzare tutto di uno, cioè di mezzo. Vabbè, metterò delle torce, senti. Ok. Se no, in caso contrario, starebbe bene anche così. Però vabbè, non mi piace. Facciamo così, ok. No, però direi che ci potrebbe stare. Vedremo, aspetta. Fare così. Sì, ci potrebbe stare, raga. Quindi vediamo di farlo. Se prima finiamo qui. Allora, se un altro legno. Servirà altro legno. Quindi che devi, per questo video è tutto. Prenderò il legno, sistemerò qui e ci vediamo nel prossimo video dove finiremo il ponte. E ciao ciao ragazzi.